Avevano trovato degli esseri viventi che strisciavano nei corridoi di pietra e adoravano le immagini d'onice e basalto di Zagoa, ma non erano rospi come Zagoa stesso, ma molto peggio, ammassi senza forma di fango nero e viscido in grado di modellarsi, almeno temporaneamente. In esseri definiti per perseguire i loro scopi, gli esploratori di Cnaian non si erano soffermati più del necessario e avevano sigillato il corridoio. Questo organismo è associato all'adorazione dell'entità nota come Zagoa, una prole informe, è una fluida entità nera che può mutare forma con fulmine e rapidità, generando gambe, denti, teste, occhi, ali, presumendo una forma temporanea per perseguire i loro scopi. Per quanto i loro artefatti di pietra rivelino un'intelligenza di livello perlomeno umano, non si è mai riuscita a stabilire una comunicazione diretta con questi implacabili esseri, dato che le prole informi sono immuni alle armi fisiche ordinarie. Gli investigatori sono sempre stati riluttanti a tenere contatti prolungati con queste creature. Habitat. Principalmente sotterraneo, edificano canali di pietra tramite i quali fanno scivolare i loro corpi melmosi con grande velocità. Le prove finora raccolte, Wending 1984, indicano che le zone in cui abitano sono vicine alla crosta, forse addirittura limitate a depositi di calcare e altri elementi organici. Per quanto riguarda la distribuzione, le prole informi dominano la caverna senza luce di Nurkai e probabilmente vivono anche in altri sistemi di grotte, dato che è ignoto se questa specie si sia evoluta o meno sulla Terra. Non ci è dato sapere se ci siano o meno prole informi su altri pianeti. Vita e abitudine. La prole informe si nutre di un'ampia varietà di sostanze. Principalmente metabolizza i rifiuti organici, ma divora anche animali vivi, piante e funghi che trova. Si sa poco della riproduzione o della durata della vita di una prole informe, sebbene delle strutture di calcite delle dimensioni di un pugno, rinvenute a Cannes, Dannes 1987, potrebbe contenere le risposte, qualora i genetisti riescano a decodificarne la composizione.